Domani alle 18.30 a Stadio Adriatico Cornacchia il Pescara affronterà il Sestri Levante. Il tecnico Zeman, oltre agli infortunati Pellacani, Cornero, Vergani e D'Agasso, non avrà a disposizione il difensore Staver aggregato in primavera. Ci saranno invece tra i convocati i giovani Zeppieri e Palumbo. Per la formazione il tecnico Boemo ha detto che potrebbero esserci tante conferme rispetto all'11 di Arezzo, anche se scalpita Tuniov. E poi in conferenza il tecnico Boemo ha speso parole importanti per Galeone, che ieri ha compiuto 83 anni, con le immagini di Diego Martelli, i passaggi chiave della conferenza stampa di Zeman. A parte i quattro, quindi a Cornero, Vergani, D'Agasso e Pellacani, c'è qualche defezione dell'ultima ora e si ha già deciso o si ha dei dubbi per domani? Quali? Non glieli chiedo perché tanto non ce lo dice. Io non me lo ricordo nemmeno, io so che siamo 20 convocati con due ragazzi della primavera. C'ho pochi dubbi perché meno siamo, meno dubbi ci sono. Abbiamo due ragazzi più Masala per ora fuori. Gigi Cuppone, dal punto di vista tecnico, lei ad un'eventuale cessione, perché sui giornali e sui social, come dice lei, se ne parla molto, si opporrebbe oppure non dice nulla? Io non lo vorrei dare via, a parte che ha fatto bene con noi, a parte i gol sbagliati, ma quello sbagliano anche i più bravi, però per me è un giocatore positivo. Nel senso, ha la voglia, poi anche troppo voglia lo fa sbagliare certe volte, ma ripeto, concetto, sono contento così. Qual è secondo lei la chiave di questa trasformazione in positivo di Di Pasquale? E invece su Vergani, gli esami diagnostici hanno detto che sostanzialmente sono escluse lesioni gravi, quando spera di riaverlo a disposizione? Grazie. Non lo so, perché dipende dai dottori. Lui attualmente ha dichiarato che c'ha la lesione, ma non è così grave come abbiamo pensato in partenza. Quindi c'è una lesione. La chiave è che finalmente ha capito che per giocare deve dare qualcosa. Lui ora si allena molto meglio di prima, a parte che aveva anche lui problemi fisici, che si è lasciato fuori, e quando sta a posto lui è il giocatore vero. Ieri è fatto il compleanno Galeone, se gli vuole mandare un messaggio. Vabbè, ci faccio auguri per essere ancora più avanti. Poi il discorso che noi ci siamo incontrati tante volte, forse la prima volta ai tempi di primavera che lui allenava Udinese, io Palermo, in un torneo. E che dire, ha fatto bene a Pescara, ha fatto bene, tanto bene, visto che ha portato la squadra in Serie A e l'ha mantenuta anche.